Deve già tornare al posto, preoccupante, perché queste sono quelle cose che poi lasciano degli echi pericolosi. La verità è che io ho scritto per 30 anni di lottare e devo dire che mi ci sono trovato tanto bene, che ho continuato sentendomi sempre più libero, proprio perché ero prigioniero di qualcosa che mi ero scelto, no? Sempre così, no? Noi viviamo in continue prigioni, faccio l'esempio classico che qualcuno forse ha anche toccato con mano, l'amore. L'amore è continuamente questa ansia di farsi imprigionare, eccetera, eccetera. E quindi io dico la verità, ho cominciato nell'88 e penso di aver finito, insomma, anche per questo che poi io ho mandato 4 ottave alla loro richiesta di dare un contributo, ma dicendo che io non me la sentivo di scrivere qualcosa sul futuro degli adulti. Perché sono due cose che per me stridono, almeno così di primo acchito. Ho detto no, perché dopo diventerei negativo, no? Farei delle cose e direi delle cose, scriverei delle cose che non mi corrisponderebbero fino in fondo, ma sarebbero comunque negative. E dico, per farvi capire che idea ho io del dialetto, a me interessa il dialetto, mi è interessato il dialetto proprio come lingua morente, perché per me è un po' una lingua d'arte, no? Lingua d'arte, lingua morente. Comunque, io non voglio farla troppo lunga, sapete tutti che le ottave sono 8 versi, quindi uno conta fino a 8 e sa che è finito. questo è l'inizio della fregatura, perché in realtà sotto le ottave, se volete leggo quelle che vi ho mandate, volete queste? Perché qual è il punto vero? Che sotto ogni ottava, esattamente sotto, a quattro spazi, io metto l'italiano e per me hanno pari dignità, per cui metto una poesia di 16 versi. Io leggo sempre prima l'italiano e poi il dialetto. Io sono di Sassuolo, non l'ho detto, scrivo nel dialetto di Sassuolo. Chi mi ha preceduto ha detto una verità fondamentale: guai leggere il dialetto del posto dove si è nati di fronte agli abitanti del posto, perché ti contestano di sicuro, ovviamente, perché, come era stato detto prima, è una lingua evidentemente orale, scriverla diventa una violenza, una traduzione, però in fondo anche i musicisti non fanno altro che cercare di tradurre delle cose che non si possono fermare attraverso le note, no? È una battaglia continua. L'ho fatto un po' lunga, ma adesso vi leggo 2 di queste ottave. Vi leggo la prima che ho scritto, questa è dell'88, di 30 anni fa. E dice così, leggo prima l'italiano. Una lingua che non cresce mica, che si consuma, nelle cucine vedove, ai letti dei vecchi, buona nominare solo ciò che sta sfumando dietro la luce, nell'argento degli specchi, dove primavera non profuma, primavera spietata con i vecchi, e il loro baiocco di lingua che non cresce mica, che si consuma da lunedì a domenica. La cosa terribile per me di questa poesia letta oggi, detto adesso, è che la prima che ho scritto, ma è anche l'ultima, perché nell'88 io guardavo il mondo dei vecchi nelle loro cucine vedove e io adesso sono dentro, ed è terribile, ve lo dico, rimanete giovani, rimanete come siete, è una cosa orribile. E adesso la leggo in dialetto. La lingua che non cresminga, casco insomma, e nei coseni verdi e letti veci, buona attraverso quel che le casfuma, dritta la lustra in terrasenti specie,
in dove primavera nel profumo, primavera spietata con i pezzi, e al suo occhio di lingua che cresmenga, che sconsuma da lunedì alla domenica. Qual è quindi il discorso da fare? Cosa da fare è ovviamente che uno che comincia a scrivere delle ottave con questa ottava ha già finito, no? Invece uno scrive 300 e questo depone il mio favore in qualche senso. E come dico sempre, l'importante è che il dialetto non si capisca per me. No, non è necessario che si capisca, no? È che si senta, è più importante che si capisca. E allora a questo punto sono costretto a leggervi l'ultima, che è la 300ª, diciamo così, e che niente, e che ha dentro una parola opse, che per noi di Sassuolo vuol dire offside, il fuorigioco nel calcio, no? Noi diciamo opse, quando un giocatore in fuorigioco ti dà linea, no? E in opse. Quindi ve lo dico prima, c'è questa parola. Anni a raccattare una lingua alla deriva, per darla a chi comunque non sa neanche dirla, sfioriva viva sull'altra riva della storia, pensarla era sentirla salda in un'ottava sensitiva da pre-poeta tra profeta e pirla. Che dice Marione, chissà, abbiamo cantato in opse l'elegia dell'opsita. Cioè, è questo passaggio, no, dall'opse al concerto, no? Cioè alla stazione dell'Occidente. Questo ecco, e io ho la sensazione di essere vissuto nell'Occidente. Io e il mio amico Marione giravo questo sonno e lui mi veniva a prendere, giravamo e tutte le sere prima di andare a letto uno di lui diceva: dai, andiamo a vedere il Palazzo Ducale. Nella scuola di Bello c'è il Palazzo Ducale, basta. E andavamo di fronte a questo enorme edificio meraviglioso, uno dei palazzi più belli d'Europa, e uno dei due, dopo un po' che lo guardavamo, diceva: oh, in opse è qua. Cioè, come per dire, a Sassuolo è fuori gioco da morire. E l'altro diceva: perché noi no? Cioè, io e lui ci consideravamo sicuramente in opse come il palazzo del calcio. Ecco perché ci ho tenuto molto a finire con questa parola che per me dice molto. Adesso ve la leggo. Anato sono la lingua alla deriva, per terra che comunque sa neanche dirla. La disfioriva viva in cletra riva della storia, pensarla aveva sentirla salvare in un'oteva sensitiva, da prepoeta tra profeta e pirla. Salì Marion, chissà, e mi accantè in opse le vicine e dell'Upsite.